19° Festival Organistico Internazionale Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria. Come sta andando la rassegna di quest'anno? Direi molto bene, siamo giunti grosso modo a 2/3 della rassegna, che quest'anno consta di 27 appuntamenti, ne abbiamo realizzati 19, quindi direi che siamo a buon punto. Ci interessa proporre dei repertori ovviamente di musica sacra, per quanto possibile non già praticati, diciamo, comunemente in passato, e presentare delle proposte talvolta anche, diciamo, rare, come per esempio nel caso del concerto del 19 di agosto, in cui presentiamo un concerto per coro, organo e orchestra. Qual è la particolarità di questo concerto? La particolarità consiste, direi, da un lato nel percorso, direi, spirituale che abbiamo voluto perseguire in questo programma. Quindi sono tutti i capolavori della musica francese, diciamo, pensati e composti tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, quindi il Novecento storico. E d'altra parte ci interessava proporre questo tipo di repertorio, che è molto raro, come le dicevo. Coro, organo, orchestra è come dire, una triade molto difficile da mettere insieme. Chi si esibirà? Si esibiscono degli artisti, diciamo, di fama internazionale, abbiamo una vera e propria coproduzione italo-francese, perché l'orchestra è un'orchestra italiana, la nostra orchestra, l'ensemble Rapallo Musica, così come italiano è il coro, che è il coro di Vicenza, il coro polifonico San Biagio, che arriverà appunto da Montorso Vicentino. Mentre francese è l'organista, Johan Vexot, che è organista del coro della Cattedrale di Notre Dame di Parigi, e francese è anche il direttore d'orchestra, il maestro Michel Picmal, che ritorna dopo 2 anni di assenza. Passiamo da musiche di Vierne, attraverso musiche di Saint-Saëns, passiamo poi a toccare Durufle con il Notre Père, cioè il Padre Nostro, e chiudiamo con un grande affresco sinfonico corale che è la grande messa solenne in do diesis minore di Louis Vierne. La rassegna poi prosegue con altri appuntamenti anche al di fuori della nostra diocesi, ma ce n'è un ultimo che riguarda il nostro territorio. Di cosa si tratta? Sì, l'ultimo concerto, il quarto e ultimo concerto rapallese, è il concerto che si svolgerà il 21 di agosto presso l'Oratorio dei Neri, l'antica pieve di Santo Stefano. Tradizionalmente noi portiamo appunto presso l'oratorio uno strumento portativo, in questa occasione abbiamo un connubio interessante, organo e violoncello.